Messaggeri selfie. Amo messaggeri amo. Buongiorno. Aggiornamento dello sterminio in progress. Tramite varie segnalazioni, ma soprattutto l'ultima di stamattina che mi ha fatto Anna Mazzaglia in tre parole praticamente, no? Dove mi chiedeva per l'ennesima volta di evitare lo sterminio, io ho sentito di risponderle veramente dal cuore dicendole farò il possibile, no? Farò il possibile per evitare questo sterminio. Perché veramente è anche la cosa che io non desidero, sterminare il bello che è già stato fatto, no? E pronto per comunicare, che comunica comunque. Solo che questa comunicazione è una comunicazione che non riesce ad arrivare perché c'è una ipnosi generale che non ci permette di vedere le cose importanti. E al contrario invece ci fa vedere solo le cose inutili, che ci appaiono come indispensabili se vogliamo andare avanti in questa evoluzione del cammino dell'umanità. Ma se avessimo anche solo un piccolo momento ogni tanto durante la giornata e riflettere, no, su da quanti secoli, migliaia di anni noi stiamo facendo le stesse identiche cose e il risultato che otteniamo è esattamente lo stesso, cioè frustrazione, dolore, eccetera, a questo punto uno si domanda, oh, c'è qualcuno che vuole che venga vissuta così la vita, perché nella sua natura, se la lasci stare nella sua libertà del dono che viene data spontaneamente per amore, nient'altro che per amore, Dio non è vincolato da un contratto che ha firmato col sangue, che si è preso la tua responsabilità e che se lui non adempie quel contratto passerà dei guai seri perché verrà sbattuto in un carcere più grande dell'infinito dal quale lui non uscirà più. Per cui è preso alle mani legate nel mantenere la vita. No, non c'è nessun potere che può andare da lui e arrestarlo. Sbattergli in faccia un codice, una legge scritta a mano da noi con la pretesa, questo scarabocchetto no, fatto dal bambino che neanche sa scrivere, sta facendo solo dei scarabocchi, si pretende che questo scritto su una legge venga rispettato più della legge sua divina che se viene tolta crolla tutto quanto la baracca. Morale, Ho pensato dopo avere risposto ad Anna Mazzaglia, prima di meditare, poi anche durante la meditazione, e mi ha fatto nascere una cosa che può risolvere per il momento il dolore di vedere uno sterminio così, perché è un dolore, non è che io non soffro dolore per quella cosa lì. Però è un'esperienza positiva, vuol dire che le persone a livello istintivo, dove è lì, importante esserci, no? Che si reagisse, perché dall'istinto poi si cresce e seguendo quell'istinto che è come una bolla d'aria imprigionata in mezzo, in fondo al mare, per istinto il suo liberarsi è venire a galla, no? Venire semplicemente a galla e il nostro istinto dovrà fare quella strada lì perché è la sua natura, non è una convenzione, è la sua natura. E mi accorgo che questo sterminio ha raggiunto il punto importante, però che c'è, per come si è sviluppata fino adesso, c'è poco tempo per poter fare qualche cosa, no? E loro mi sono detto, siccome già sei sculture, sei opere tra sculture e dipinti sono state distrutte, sono documentate, e le altre 18 sono state candelarizzate, messe nei vari giorni, e anche messo il relativo riscatto, no, per poterle salvare, cosa che è già successa per un paio di sculture, ufficialmente anche per altri c'è un parlare, ma adesso vedremo, comunque la cosa è positiva. Ma al di là di questo io mi sono detto, l'intenzione di fare lo sterminio non è quello di vendere comunque, anche se a un prezzo veramente vantaggioso, solo per chi acquista. Per me è vantaggioso semplicemente per pagare le bollette e l'affitto arretrato e chiudere questa fase del monumento dedicato alla pace che
concluso il suo ciclo qui in Via Oriani e per poter andare avanti ha bisogno di un terreno a questo punto, no? E allora questa grande scoperta, questa grande novità, questo grande dono che mi è venuto dal mio Dio interiore, infilato in quella perla di collane, dove sono solito constatare, testimoniare che si va a infilare in tutte le perle precedenti che finora si sono manifestate nel gioco tra me e il mio divino, no? Che dandogli la possibilità di mostrarmi, di farmi vedere che lui non solo si sa prendere cura di me, ma sa curare veramente qualsiasi dettaglio affinché io possa alla fin fine godermi il fatto di essere estratto e di aver avuto in dotazione un corpo umano, sia pure per un tempo determinato, no? Impermanente, che ha un inizio e una fine, ma ci vengo ad abitare ospite con quella mia essenza permanente, immortale, che semplicemente non sapendolo tu credi alla balla che tu un giorno morirai. Ma comunque voglio arrivare un pochino al punto, perché dopo vado a fare la descrizione delle varie sculture. La novità è questa, che mi è scaturita in breve tempo seguendo quell'impulso di sì, voglio cercare di fare il possibile per evitare lo sterminio. E l'idea è questa. Tutte le sculture che sono state estratte, che io ho detto che sarebbero state sterminate il 4, il 6 o tutto quanto lì, qui le elenco, no? Dal 4 di agosto fino ad arrivare alla domenica di 29 settembre, posticipo, nel senso che, e questa è una delle belle cose di un progetto vivo, che deve avere la sensibilità di mettere la vela secondo di dove il vento sta soffiando, perché sennò è un progetto morto, nasce con una rotta ben prestabilita, non tenendo nessun conto degli agenti atmosferici, del mare mosso, i venti e le varie cose, scogli e via discorrendo. Se non ne tieni conto è gravissimo. In questo caso qui lascio il tempo a tutte le persone di analizzare l'offerta che hanno in questo momento, di poter acquistare l'opera d'arte a un prezzo veramente vantaggioso, ma soprattutto, e questa è l'intenzione dello sterminio, di vedere se c'è un'adesione, una luce di non solo curiosità, no? Ma di interesse nel vedere se c'è ancora la possibilità di fare nascere a Ravenna il primo monumento dedicato alla pace, che sarà una fonte di ricchezza economica incalcolabile. Non chiedetemi perché dico così, ma credetemi, perché lo sto dicendo da una consapevolezza, da una visione alla quale io lavoro ufficialmente dal 1982, ma è iniziata in maniera vaga, come dice che il Gibran, che tutte le cose iniziano sono vaghe e confuse, ma non verso il finale, dove si fa tutto ben chiaro. È iniziata nel 1985 e nel 92 ufficialmente ho iniziato a programmare una marcia e prepararmi per fare una cosa epocale, perché mi sono accorto che la pace non ha un simbolo, non ce l'ha un simbolo, noi abbiamo bisogno di simboli nel quale identificarci, perché i simboli che corrono adesso insieme alla pace non fanno riuscita, come diceva mia mamma, la candida analfabeta, non fa riuscita, Franco. E per cui ho deciso di posticipare al 21 settembre la distruzione, in modo che avrò avuto il tempo di raccontare e lasciare il tempo alle persone di fare qualche cosa, o comprando le sculture, per cui dando un segno di amore, no? Perché sono condannati a morte, e allora solo quando c'è la morte tu ti accorgi se la persona o l'oggetto ti è caro e ti muovi, come diceva Leonardo da Vinci, il suo aforisma incredibile, muoversi l'amante per la cosa amata, se no non sei un amante, se non ti muovi per la cosa amata. Questa distruzione ha il potere di farvi vedere quello che prima guardando non eravate in grado di vedere, che quella bellezza vi è cara, che vi entra nel cuore, nell'istinto. E la prova è che di fronte alla distruzione voi state male,
Se io distruggessi una cosa che non ha vita, che non tocca il vostro cuore, fregandosene della vostra cultura, tocca direttamente il vostro cuore. Siamo capiti, no? Per cui faccio questa cosa qui. Al 21 settembre le sculture che già sono state riscattate, due sculture sono già state riscattate, altre siamo in fase di comunicazione. Comunque al 21 settembre, se ci sono delle sculture che non sono state riscattate, verranno sterminate. A meno che, perché come me molte persone vorrebbero fare qualche cosa ma non hanno i soldi in questo momento per poter partecipare col cuore, perché alla fonte hanno chiuso i rubinetti apposta. Ma questo non impedisce all'esperienza della conoscenza della pace, che è venuta per affermarsi questa volta. Non è venuta per dire, e là, sono qui, come dice da millenni immemorabili. Questa volta è venuta per affermarsi, è venuto il momento, che ci piaccia o no, e prima cominciamo, e meglio è. E siccome è solo l'arte, sono solo gli artisti quelli che potranno accendere una luce sulla soluzione a questi problemi apparentemente irrisolvibili, è sicuramente irrisolvibile se si continua ad andarci con la zucca, con la mente, che non è da buttare via, è da usare per le cose che riguardano questo mondo qui. Ma io non sono di questo mondo, la sete della mia pace non è di questo mondo, non proviene da questo mondo, ma la fa cercare in questo mondo la mente, perché c'è sete la devi trovare in questo mondo, per cui scopa di qua, prendi soldi di là, capitalizza da quella parte, fatti quel tipo di cultura, fatti quel tipo di esperienza per capitalizzare al meglio la tua situazione, no? Comunque, se al 21 settembre, al di là delle sculture riscattate, abbiamo raggiunto almeno l'obiettivo base delle 10.000 firme che con il sito ladavida.com è solo in questo momento focalizzato nella comunicazione del 21 settembre, giorno in cui si festeggia internazionalmente la pace in tutto il mondo. Io nel mio piccolo tutti gli anni ho sempre fatto qualche cosa che appunto nel mio piccolo è rimasta tra me e pochi amici e poche persone che si sono avvicinate. Quest'anno devo capire se ha senso o se ha senso chiuderla, per cui se non raggiungo 10.000 firme ha senso che io distrugga le sculture che sono rimaste libere, perché quelle che sono salvate, ma se abbiamo raggiunto 10.000 firme, quello è un segnale che mi dice che voi avete capito che in questo momento la proposta che è sul tavolo non è di fare diventare famoso un artista che ancora non è famoso, perché a me non me ne frega assolutamente un benemerito sì di diventare famoso io. In questo momento sul tavolo c'è una proposta di un artista che vuole creare un'opera d'arte che è una cellula umana, vivente, dove una cerchia di esseri umani, che può essere da 100 a 300, può vivere stabilmente, in maniera autonoma, lavorando al Monumento della Pace, che sarà il primo monumento ufficiale nel mondo che adempie alla esigenza della nostra Costituzione italiana e alla Costituzione di altri 194 paesi definiti democratici nel mondo. Nonostante che questo è il basamento della nostra Costituzione che ci ha resi liberi, con il diritto naturale, cosa che Anna Mazzaglia ha avuto un'idea geniale, che è quella di riprendere in mano i cocci della Veritas, che aveva avuto un'idea meravigliosa, ma che per avidità ha strozzato la creatura che aveva avuto l'illuminazione di mettere in piedi. Mi aveva affascinato la storia di Annam, perché si era ancorato al suo dio per uscire dalle castagne, poi si è fatto gestire dalla sua mente, e se ti fai gestire dalla tua mente tu trovi solo tempesta. È garantito, in effetti è andato a fondo. Ma Anna Mazzaglia, che si è avvicinata con il cuore aperto come me, ed è l'unica persona che ha veramente la competenza, la conoscenza di come funziona la legge, ha avuto il coraggio, in un'età di pensione, di prendere su di sé la responsabilità di difendere i nostri diritti con la possibilità di vincere, se le persone capiranno che c'è una possibilità di riscattarsi veramente. E alla Mazzaglia
sai del mio progetto della pace, e dentro questo monumento, questo Colosseo della pace, fra le varie cose che saranno a disposizione per far sì che la pace diventi un'esperienza, ci sarà anche questo diritto che verrà a tutelarci da questi soprusi, di questi soprusi che ci vengono a portare via i nostri diritti già acquisiti. Come ha detto la magistratura Renzi, quando è apparso a fare la marionetta, che ha detto livelliamo gli stipendi di tutti i giudici a 250.000 euro, loro hanno detto ciccio, non puoi, perché? Perché è un diritto acquisito. Ah, ma il diritto acquisito per gli operai, l'articolo 18, non valeva. Perché? Perché non ha avuto nessuno che gliel'ha potuto rivendicare, nessun sindacalista, nemmeno Landini. Ha detto abbiamo un diritto costituzionale che ci impedisse di essere vanificato, di essere annullato. Però c'era la possibilità di farlo. Beh, Anna Massaglia, che sarà una colonna importante per il suo diritto naturale, io mi auguro che si possa veramente sposare con la meta che ha questo monumento dedicato alla pace, no? Che è la Davida. Per cui se le 10.000 firme si riusciranno a raggiungere, avrò capito che c'è un segnale, voi avrete capito che qui si tratta di far accendere una cellula. Non ha importanza se poi lo facciamo realmente nel macello lì, non ha importanza. Sinceramente non me ne frega, non mi interessa neanche di andare a ricreare, però si può fare nascere di nuovo la natura in un posto di distruzione come il macello, dove andare lì le persone, quando usciranno e anche mentre stanno lì, si sentiranno il cuore pieno e cominceranno ad accorgersi che nella vita non devi trovare dei passatempi per dimenticarti di lei, perché è insopportabile il vuoto che tu percepissi, ma la vita può essere vissuta in compagnia, a braccetto del tuo vero amore che hai trovato. E trovando quell'amore vero lì, imperdibile, forte, stabile, tu puoi finalmente riuscire a iniziare ad amare anche tutte le altre persone che sono insieme a te, e insieme a loro accorgersi com'è bello vivere e seguire questo maestro incredibile che ha la regia di tutto e che sempre, in tutte le epoche, ha preso un corpo umano per fare compagnia alle persone del proprio tempo, perché lui non è razzista. Il creatore non ha privilegiato persone in un'epoca e adesso no, in tutte le epoche lui è stato qui a soffrire in un corpo umano per essere con noi, di aiuto, non in maniera obbligatoria, no, per forza, ci lascia la libertà, per cui questa è un po' l'informazione che volevo dare e la chiudo qui. Poi adesso di seguito faccio altri video dove racconterò il... uno per uno tutti quanti i lotti artistici estratti per fargli il curriculum, i documenti della vita di questi individui artistici, no? Dopodiché voi avete più informazioni per valutare se partecipare a questa aggregazione che lo sterminio sta chiamando. Vi spacco il cuore perché voglio che reagiate se c'è ancora un briciolo di vita, perché se c'è un briciolo di vita e siete in grado di svegliarvi insieme a me, svegliandovi anche gli altri si sveglieranno, e svegliandoci dall'incubo nel quale eravamo dentro, cioè è un attimo essere salvati, perché sono solo paure quelle che ci ventilano nella testa, solo paure, non possono venire ad ammazzarci tutti, non possono. E non è neanche il loro intento, qualcuno lo vogliono tenere, no? Ed è la loro parte, giusto, gli antagonisti che lo devono fare, affinché chi ha sete di verità lotti, come queste sculture qui, no? Questo è un classico che ha gli Uffizi, questa è una piccola coppia, di un classico che ha gli Uffizi di due lottatori. La lotta è un qualche cosa che è dentro l'essere umano, per gioco, lotta a difendere te stesso, a difendere quello che ti piace, perché se tu lotti usando tutto quello che hai, che non deve essere per forza una tecnica invincibile o delle cose straordinarie, quello che hai mettiglielo tutto, ma mettiglielo nel dire il tuo no, poi la vita
si preoccupa di farti da bodyguard, come finora ha sempre fatto con me. Ma ne parlerò di questa cosa man mano che presenterò i vari progetti artistici. Vi saluto e vi ringrazio per seguirmi e vi ringrazio ancora di più se date un segno di vita. È importante per voi e per me, perché siamo un corpo unico, siamo un corpo unico, e questo corpo unico è arrivato il momento della salute, della guarigione, della fine malattia, e tutto il corpo deve godere. C'è il momento, c'è il maestro di cui parlerò, dirò che potenza ha questo maestro, perché nessuno di voi ancora ha capito che cosa è in grado di fare. Ma io sono 40 anni che lo conosco e come ho sfidato il razionale con lo sterminio delle opere, sfiderò anche il razionale nel raccontare cose che non sono pubbliche di Pranavati, ma che sono semplicemente nella mia esperienza. Questo per dire cosa? Per inlodare qualcuno e dire di seguirlo e credergli? Assolutamente no, non mi interessa niente. Ma io che l'ho conosciuto, non raccontarne l'eccellenza, come lui fa a salvare la vita di una persona e a continuare a giocarsi per l'intero arco della vita che ti lascia a disposizione, problemi compresi, soprattutto con i problemi compresi, vedere come ti toglie le pesche tutte le volte, ti lascia solo lo spauracchio, oh! Ma poi dici, è come la galleria degli orrori, mi sembrava vero, no? Ecco, il gioco della vita è tutto qui, non perdere quell'equilibrio di sapere che il creatore ce l'hai dentro, non se n'è mai andato, chi se n'è andato sei sempre stato tu. Sei andato nella tua mente, nei tuoi miraggi, nelle tue visioni, attirato dalle tue sirene, al quale hai creduto e inevitabilmente ti sei trovato appiccicato negli scogli. Ma quando ti togli gli occhiali da sole, in una zona buia, comincerai a vedere con quella poca luce che c'è l'ingrediente sufficiente che ti serve per uscire dalla gabbia definitivamente, con gioia ad ogni passo e sbattimento di palpebre. Se è poco, scusate, se c'è di più e lo trovate, venitemelo a dirmelo che io mi ci metto con voi nel nuovo club, ma finché non ne trovo uno migliore di questo, e finora ha tenuto alla grande, e in questi ultimi giorni sta tenendo ancora di più la grande. Adesso che mi sono rifugiato, concentrato dentro il mio piccolo paradiso, sono 2 settimane che non esco da qui e sono contento perché posso stare tranquillo nel seguire questa esperienza e vedere tutti i giorni una bella sorpresa che mi dice vai avanti. Non mi promette quello che ci sarà dopo domani, oggi c'è questo. E sono uscito da casa di mia sorella con 5 centesimi in tasca. Mia sorella è stata la mia mamma che se ho bisogno di soldi per la colazione tutti i giorni me li dava. Perché a questo io lavoro da tantissimi anni, con la paghetta delle mamme che mi stanno intorno, no? E sono uscito con 5 centesimi senza chiedere nulla a nessuno, perché ho detto sono del mio creatore. Riconosco che razionalmente è una pazzia che sto facendo, che dovrei essere diplomaticamente corretto e capire che dove cazzo vai, eccetera, ma no. Piuttosto che non vivermi liberamente questa esperienza, preferisco andare incontro agli ultimi giorni della distruzione, stando cuore a cuore con lei, e sia quello che sia. E sto vedendo che invece ci sono delle cose belle che stanno succedendo. Magari sono tutte lì, sufficienti per finire in bellezza. Se ne succederanno altre più luminose, sarà meraviglioso seguirle, meraviglioso. Vi saluto e adesso faccio l'elenco di tutte le opere. Per cui capito, le distruzioni sono tutte rimandate al 21 settembre. Nelle date che ho detto manderò in onda semplicemente il video con la descrizione di che cos'è, cosa significa, e vediamo come risposte il vostro cuore, se può dire presente o se per il fatto che sta dormendo profondamente non risponde perché non è in grado di intendere e di volere. Ma per quelle poche persone che sono in grado di intendere e di volere, potete dire yes!
yes a chi merita di essere detto yes, ha a cuore che tu dica yes. Noi diciamo yes a della gente che dice finito.